ed eccoci partiti per questi 3 giorni in Toscana. Siamo usciti a Sasso Marconi e comincia a piovere. Abbiamo avuto non pochi problemi a trovare una strada percorribile. La recente alluvione ha lasciato distruzione e disperazione, fango e detriti. Cantieri ovunque e molte saranno le deviazioni che dovremo fare per raggiungere il passo della foto. Ho fame. Posta rifornimento effettuato. Buono. Ecco alla fine il percorso fatto per raggiungere Radda in Chianti, prima tappa del nostro viaggio, dove pernotteremo. Finalmente arriviamo sulla bellissima SS65 della Futa, ma lascio parlare le immagini.
davvero piacevole da percorrere in moto. La strada è larga, tortuosa al giusto e con un buon asfalto. Un cocktail perfetto, insomma. Se poi ci aggiungiamo un bel paesaggio, il gioco è fatto. Non si può non farla almeno una volta. Ci ha, almeno fin qui, graziati, facendocela percorrere all'asciutto. E i chilometri scorrevano via veloci fra una curva e l'altra, e senza accorgercene raggiungiamo la cima del passo con il sorriso stampato sul casco. La tuta da pioggia. Iniziamo la discesa verso il lago del Bilancino ed il cielo, sempre più nero, non faceva presagire nulla di buono. Infatti, poco dopo. Paio d'ore sotto l'acqua, possiamo dire che il test antipioggia dell'equipaggiamento è stato superato a pieni voti. Raggiungiamo Radda Inchianti nel tardo pomeriggio e facciamo sosta per la notte presso il Country Relay Hotel Santa Cristina, un posto davvero niente male. Spettacolo. No, vabbè. No, vabbè. Ma che posto è? Che meraviglia. Che spettacolo. No. Che vista. Che meraviglia. Spettacolo. Fantastico questo posto. Cioè, ci abbiamo anche il terrazzino. Che meraviglia. No. Veramente spettacolo. Sì, sì. La giornata volge già al termine. È stata vissuta intensamente, sella le nostre moto, macinando chilometri su chilometri. Ma già, i nostri pensieri sono rivolti alla tappa di domani. Ci aspetta infatti l'eroica e non vediamo l'ora di percorrerla. Ciao ciao!